1961. La Monte Catini inizia l'estrazione della fluorite dalle miniere. Fin qui tutto bene. Il genio civile autorizza la costruzione di un rilevato di 9 metri. Oltre i 10 metri entrano in vigore le leggi che regolano le dighe. Fin qui tutto bene. Il bacino supera i 9 metri. Fin qui il segreto perché la discarica non sia regolamentata è non dare il nome alla cosa, non metterla su una mappa urbanistica. Ora che lo sai, avanza di 3 caselle. Fin qui tutto bene. 1971. Viene realizzato il secondo bacino di decantazione a monte del primo, senza alcuna autorizzazione. Fin qui tutto bene. Il sindaco Giuseppe Zanon esprime dubbi riguardo l'innalzamento in una lettera. Per aver nutrito sospetti, perdi un giro. Cessa di estrarre. 1982. Il comune di Tesaro elabora una variante urbanistica con timbro patto, in cui i bacini ancora non esistono. Sono già alti più di 50 fin metri. Qui tutto bene. La Prealpi Mineraria assume il controllo dell'impianto. Gennaio 1985. Primo incidente. Si rompe un l'acqua defluisce provocando una frana del bacino superiore. Maggio 1985. Secondo incidente. 15 luglio. I bacini tornano a funzionare. 19 luglio. Ore 1985. 400.000 euro a 90 km. Complimenti, hai provocato la strage di Stava. Una notizia di poco fa, in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavel, dove c'è anche una miniera di fluorite.